Il veicolo è dotato di un portellone motorizzato che offre diverse possibilità di manovra. A bordo del veicolo, premere a lungo questo interruttore sul cruscotto per aprire o chiudere il portellone. Se ci si trova a bordo o in prossimità del veicolo, è possibile utilizzare la propria carta Renault premendo e tenendo premuto questo pulsante. Dal portellone del veicolo è possibile attivare l'apertura premendo questo pulsante. Per chiudere il portellone, premere questo. Infine, se si hanno le mani occupate, usare la funzione mani libere. A motore fermo e carta Renault su di sé, muovere il piede avanti e indietro sotto il paraurti. Il sensore rileva il movimento e attiva l'apertura o la chiusura del portellone. Per attivare o disattivare la funzione mani libere, andare all'area veicolo del sistema multimediale OpenAR Link. Selezionare il menu veicolo, quindi accesso, e infine attivare o disattivare la funzione. Tenere presente che la funzione mani libere non è più disponibile se il veicolo è rimasto inattivo per alcuni giorni o dopo circa 10 minuti dall'apertura del veicolo. Per riattivare la funzione, utilizzare il pulsante di apertura sulla carta. Durante l'apertura o la chiusura del portellone, accertarsi che nulla impedisca la manovra. Se il portellone incontra un ostacolo durante la manovra, si ferma. È possibile fermare il movimento del portellone motorizzato toccando questo interruttore. Dopo aver interrotto il movimento del portellone, sarà possibile manovrarlo manualmente se lo si desidera. Per riavviare la manovra automatica, premere uno dei comandi del portellone. Se il portellone si è fermato nella posizione intermedia, alla successiva pressione del pulsante il movimento del portellone è inverso a quello precedente all'arresto. Tenere presente che è possibile regolare l'altezza di apertura del portellone secondo le proprie preferenze. A tale scopo, aprire il portellone motorizzato nella posizione desiderata o chiuderlo manualmente all'altezza desiderata. Quindi tenere premuto il pulsante di chiusura per 3 secondi fino a sentire 2 beep. Ora il portellone è impostato sulla nuova altezza di apertura.